siamo al Bungalow Bay Koala Village. Costa $20 a persona, quindi non è a van, quindi sappiate che c'è da spendere. Nel frattempo però c'è un ospite buono buono, zitto zitto. Lui è il famoso Cocaburra. Questo qui è molto utile ed è amatissimo dagli australiani perché caccia i serpenti e anche ragni, penso. Molto utile dai farmers soprattutto. Eccoci qua, pronti? Con le mute, pinne, maschere. Beh, in realtà non sapevo bene se l'acqua è fredda, calda, perché porta 24 gradi, però per sicurezza e anche perché vogliamo stare un po' di più, ce le siamo messe. Praticamente la spiaggia è questa, Geoffrey Bay. Siamo con la bassa marea, quindi fortunatamente dobbiamo solo camminare, raggiungere le boe e comincia il nostro snorkel trail. 5 minutes later. Purtroppo l'esperienza non è andata a buon termine. Non è andata a buon termine. Io mi sono addentrato verso le boe. Io mi sono fermata a metà e sto tornando indietro. Io ho pensato, vabbè, sarà sabbioso qui, però magari più avanti è un po' più alto, quindi almeno sarebbe una uguale. No. Dalla prima boa fino alla terza, tutto prima di arrivare al relitto. Non si vede niente. Non si può fare snorkeling. Niente coralli, niente conchiglie giganti. Amaramente ritorniamo al bungalow. Vediamo se riusciamo a riprendere questa giornata in qualche modo. Eccoci qua! Le carabine! Qualcuno è super eccitato, perché non so se già si vedono, stanno lì. Siamo al Rock Wallaby, una zona dove ci sono tanti di questi cangurini piccolini.